Era vicina la Pasqua, così inizia il Vangelo di stamattina e così dicendo ci introduce subito nelle celebrazioni pasquali di questa settimana. Anche per noi ormai la Pasqua è vicinissima. E io direi, chissà cosa si agita stamattina nel cuore di ciascuno di noi. Forse il rammarico di chi ha visto volar via questa Quaresima senza magari aver avuto il tempo di fermarsi un attimo per pregare un po' di più Gesù. Oppure il desiderio pur giusto di avere qualche giorno un po' di tempo libero, insomma, da passare con i propri cari. Si aspetta la Pasqua un po' come quando l'aspettavamo da piccoli, quando andavamo a scuola. Oppure la noia di chi sente di aver già vissuto tante volte, forse troppe, questi riti pasquali. Ma magari, e io lo spero per tutti, anche l'anelito di fermarsi con calma, a pregare, a contemplare in questi giorni Cristo crocifisso e risorto. Non lo so, ciascuno di noi ha dentro in cuore tanti sentimenti e io direi però stamattina di dare un'occhiata nel nostro cuore, perché è lì che i semi della parola di Dio di stamattina devono cadere per aiutarci appunto a far memoria credente di ciò che capitò a Gesù in quella settimana, per diventare in questa settimana che la Chiesa definisce autentica cristiani più autentici. E mi sembra che ciascuna delle tre letture getti un seme nel nostro cuore stamattina. Anzitutto la seconda lettura ci suggerisce l'atteggiamento: deposto tutto ciò che ci pesa e soprattutto i peccati, teniamo fisso lo sguardo su Gesù crocifisso e risorto. Corriamo con perseveranza verso di Lui. La prima lettura sembra aggiungere, sì, però ricordati che da Gesù non si arriva mai da soli, non si può. Bisogna che ti carichi non solo delle tue sofferenze, delle tue croci, ma anche di quelle altrui, soprattutto di chi ti vive accanto. E infine il Vangelo, bellissimo, almeno in questa settimana sembra dirci Gesù attraverso il Vangelo, cerca di essere un po' esagerato nel tempo da darmi e soprattutto nell'amore da darmi. Vedete, tre semplici consigli, ma che secondo me possono aiutarci ad essere cristiani più veri, più autentici. Primo consiglio: correre verso Cristo, come ci dice la lettera agli Ebrei, tenendo lo sguardo fisso su di Lui, anche se bisognerà fare, come in tante settimane, tante cose, però rendere la corsa un po' più veloce verso di Lui, liberandoci delle cose inutili e liberandoci soprattutto dei peccati. Quando quasi 2000 anni fa l'autore della lettera agli Ebrei ha preparato questa predica da proclamare durante un'Eucaristia come la nostra, aveva di fronte a sé dei cristiani in crisi per le persecuzioni. Tanti erano appunto con il desiderio nel cuore di fare un passo indietro, di rallentare, magari di rinnegare la propria fede per la paura di morire e di tornare a vivere come prima. No, l'autore dice con chiarezza, anche con un pizzico di ruvidità, non si può tornare indietro dopo che si è incontrato Cristo risorto. Occorre piuttosto perseverare nella corsa, una corsa a ostacoli. Questa è la vita, perseverate. E mi sembra che stamattina l'autore della lettera agli Ebrei rivolga anche a noi questo invito: liberati soprattutto dai tuoi peccati, con una buona confessione pasquale. Non perdere troppo tempo in cose inutili in questa settimana, cerca di puntare su Gesù. E se non ce la fai da solo, chiedi a Lui di attirarti verso di sé. Contempla il suo volto, Lui perfezionerà il desiderio che hai nel tuo cuore. Ma appunto, in questa corsa verso Gesù, ricordati, ed è il secondo seme che la parola di Dio getta nel nostro cuore stamattina, ricordati che non si può mai arrivare da Gesù da soli, mai.
Certo, per arrivarci devi rimanere dietro di lui, sotto il peso delle tue difficoltà, delle difficoltà della tua famiglia, insomma, le piccole grandi croci che la vita stessa ci butta addosso. Ma poi fatti carico anche delle sofferenze, delle difficoltà, delle preoccupazioni degli altri, soprattutto di quelli con cui vivi. Per questo la prima lettura ci presenta la figura di un uomo misterioso. Ancora oggi gli studiosi non sanno chi fosse questo servo sofferente del Signore, ma una cosa è chiara: si è fatto carico delle sofferenze degli altri, addirittura dei castighi degli altri che erano peccatori, lui no. Ed ecco che diventa vittima, muore per gli altri, non sappiamo neanche come. Certo è che Gesù, quando arriva verso Gerusalemme l'ultima volta, legge ciò che sta per capitargli alla luce di questa pagina antica del servo sofferente di Isaia. E la Chiesa stamattina ci dice: guarda che in Gesù questa pagina si è compiuta. Davvero lui ha spogliato se stesso, ha portato il peccato di molti, ha interceduto per gli altri, e proprio per questo suo amore Dio lo ha strappato dalla morte. Ma la Chiesa sembra aggiungere stamattina a ciascuno di noi: e tu per chi intercederai in questi santi giorni? Quando ti troverai a rivivere la passione di Gesù, quando guarderai negli occhi il crocifisso, quali volti gli porterai sotto la croce? Quali croci, non solo tue, ma anche degli altri, alleggerirai portandone tu il peso? Noi cristiani crediamo che Gesù Cristo ci abbia salvato proprio per questo amore nonostante tutto. Ma appunto, facendo memoria di tutto questo, non possiamo andare da Lui da soli, in maniera impassibile rispetto a tanto dolore che troviamo in giro. E allora come fare? Ma innanzitutto con la preghiera, modo misterioso ma reale di voler bene agli altri. Preghiamo per chi non sa pregare, magari ce l'abbiamo a casa, per chi non riesce a pregare perché la sofferenza è tanta, per chi non vuol pregare perché è in crisi di fede. Preghiamo. Come farci carico delle croci altrui? Anche con dei gesti di bontà concreti, soprattutto nei confronti di coloro che stanno vivendo un periodo crocifiggente. Gesti di vicinanza silenziosa ma amabile verso qualche persona sola del nostro quartiere, verso qualche ammalato, contatti sorridenti verso persone che cercano qualcuno agli occhi dei quali valere. Ecco, facciamogli sentire che per noi queste persone valgono. Certo, prima o poi il risorto si farà vivo nella loro vita, però grazie a noi, grazie alla nostra preghiera, grazie a qualche nostro sorriso, qualche gesto di vicinanza, potranno già adesso, già in questa settimana, sentire il profumo di Cristo, come si sentì proprio a Betania, a casa di Marta, Maria e Lazzaro. Ed ecco il terzo consiglio che ci viene proprio da questa pagina bellissima di Maria, sorella di Lazzaro. Il terzo suggerimento che ci dà questa donna mi sembra essere questo: tenta di esagerare in questa settimana, non giocare a risparmio con il Signore. È vero, lo sappiamo, il tempo è denaro, ma per Gesù il tempo non è mai perso. Perder tempo per stare con Gesù non è mai tempo perso. E non dar retta al ragionamento di Giuda o di tanti come lui, perché l'equivalente di questo profumo non si è dato ai poveri.
Perché al posto di stare in chiesa ore e ore non andate dai carcerati, dagli anziani? Giuda, ci andremo, non ti preoccupare, ci caricheremo delle croci degli altri, ma prima abbiamo proprio bisogno di fare dei gesti affettuosi per Gesù. Ecco la vera liturgia di questa Settimana Santa, attingere alla sorgente l'amore che poi possiamo condividere con gli altri. Prima di correre dagli altri, dobbiamo correre da Gesù, tenere fisso lo sguardo su di Lui, proprio come dice la parola di Dio stamattina: pensate attentamente a Cristo, che ha sopportato contro di sé una così grande ostilità dei peccatori, perché non vi stanchiate perdendovi d'animo. Cioè, se continuiamo ad andare agli altri, ma non attingiamo amore da Gesù Cristo, prima o poi ci cadono le braccia, ci perdiamo d'animo. E invece tentiamo di imitare la sorella di Lazzaro. In questi santi giorni di Pasqua prendiamo il meglio del nostro tempo, perlomeno il meglio del nostro amore, che è quello che conta di più agli occhi di Gesù, e versiamolo fino all'eccesso come profumo per Lui. Le nostre stesse mani, facendo questo, poi profumeranno del Signore risorto, proprio come le mani di Maria, sorella di Lazzaro. Glielo chiediamo con umiltà in questa santa messa. Signore, donami tu un cuore che sa eccedere nell'amore, un cuore capace di pompar sangue dentro di me, così da correre instancabilmente verso di te, nonostante il peso delle croci che la vita stessa mi butta addosso. E se mi vedi qualche volta un po' meschino, come Giuda, Signore, spalanca tu il mio cuore agli altri e impregnami del tuo amore di risurrezione, che sa rendere un po' più soave anche la vita di chi mi sta accanto. Così sia per noi.